Buongiorno e buon martedì a tutti quanti. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Anche oggi vogliamo dare il meglio di noi stessi per il popolo di Dio. Ma vediamo nella Bibbia che ognuno dà il suo miglior di se stesso per piacere a Dio e noi vogliamo dare il meglio. Stamattina vogliamo ringraziare il Signore e lodarlo con tutto il cuore. Diamo il messaggio di benvenuto e del buongiorno. Buongiorno e buon martedì. Gloria al Signore, alleluia. Signore. Il Signore è grande, mie care, nella grazia. Non perché ci fa fare cose belle, ma perché veramente merita. La sua grandezza è immensa e chi lo va conoscendo resta sbalordito. Non guardiamo quello che il Signore in questi giorni ci sta facendo fare, ma guardiamo il futuro di ciò che sta preparando il suo figliolo, Gesù Cristo, da 2017 anni. A volte noi ce lo immaginiamo, ma neanche una parte ci immaginiamo di ciò che il Signore sta facendo preparare il suo figliolo, Gesù Cristo.
Gloria a se vi è possibile, chiniamo il capo e preghiamo. Gloria a Dio. Alleluia. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che stai vivendo nella nostra vita, Signore. Ancora grazie come tu ci porti avanti, ci aiuti, ci sostieni e ci dai quell'autorità di fare cose meravigliose. Perché se non fosse così, Signore, non saremmo neanche qui per adorarti e glorificarti, perché tu sei il Dio dell'impossibile, tu sei il Dio onnipotente, l'Alfa e l'Omega. Grazie Padre, e noi vogliamo adorarti notte e giorno, nel giorno mentre lavoriamo, nel giorno mentre riposiamo, nel giorno dove mangiamo, vogliamo adorarti anche la notte, nel sonno, nel dormiveglia. Sì, Signore, vogliamo adorarti e glorificarti ogni istante della nostra vita. Aiutaci a mantenere questa costanza, questo amore per te, all'infinito. Sì, Signore, perché tu meriti tutta questa gloria immensa. Grazie, Padre. E stamattina, dato che siamo qui alla tua presenza, Signore, vogliamo metterti in preghiera tutte le persone che abbiamo elencato in questi giorni in internet. Benedicilo, Signore, tutti quanti. Benedici il povero, dando l'abbondanza, Signore. Benedici la pace nel mondo, che le guerriglie possano terminare. Benedici tutti i popoli, che la pace trionfi in tutti i popoli del mondo. Sì, Signore, benedici la pace universale in tutto l'universo. Grazie, Padre. Ancora benedici la vedova, il carcerato, l'anziano, il bambino, i bambini e orfani, gli orfani, Signore. Benedici ancora chi ti sta cercando e non sa come trovare. Manda il tuo angelo, Signore, ad incontrarle, a portarle verso di te. Grazie, Padre. Ti ringrazio, ti lodo. Ti prego ancora di benedire la nostra famiglia. Benedici ancora mia moglie, Signore. Benedici ancora i miei figli, Signore. Benedici ancora mia nuora, mio genero, ancora i miei nipotini, i miei consuoceri, i miei amici e anche i miei nemici. E ancora ne abbia qualcuno che possono diventare meglio dei miei amici, perché voglio la pace con tutti, la pace universale. Grazie Padre, ti ringrazio e ti lodo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto sempre in eterno. Amen. Miei cari nella grazia, vi saluto con un grande abbraccio, come faccio sempre, e un bacio doppio a tutti quanti. Da fratello Angelo Piccone, con un cuore grande che vi ama per sempre. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen.